Noi vogliamo vederci come stabili e permanenti. Impieghiamo tutta l'energia nel tentativo di proteggere la nostra pretesa separatezza. Pregiudichiamo l'energia stessa della corrente, che non fluisce più. La corrente deve scorrere libera e sciolta. È l'intasamento che crea problemi mentali, fisici, spirituali. Il 90% della vita è dedicato a costruire confini. Siamo sempre sulla difensiva. È un uso della vita assolutamente sbagliato, eppure tutti, chi più, chi meno, facciamo così. Questo è il risultato di vivere nella paura. La paura è dovuta al fatto che il mulinello ignora di essere la corrente. Finché non avremo sentore di questa verità, tutte le nostre energie andranno nella direzione sbagliata. Creiamo pozze di acqua stagnante che causano infezioni e malattie. Le pozze vogliono costruirsi attorno alla protezione di una diga e cominciano a lottare tra di loro. Le pozze stagnanti causano un'infinità di guai e la freschezza della vita se ne va. Poiché la vera pratica serve a riunire ciò che sembra separato, ogni pratica deve trattare con la rabbia. La rabbia è l'emozione che separa, che taglia tutto in due. Lo strato profondo della vita è la rabbia. Dobbiamo lasciare che i pensieri giudicanti, i pensieri di rabbia, passino davanti al nostro sé personale, che agisce come testimone. La pratica non sta nel cambiare i nostri atteggiamenti, quanto nell'essere attenti e nello sperimentare ciò che avviene dentro di noi. Semplicemente sedendo, con continuità, nelle nostre confusioni e nei nostri limiti, senza cercare di fare nulla, facciamo qualcosa. Senza lottare per essere in pace, scopriamo che le tempeste della vita ci colpiscono sempre più lievemente. La pratica non sta nel fare esperienze, nell'avere realizzazioni stupefacenti, nell'arrivare da qualche parte o nel diventare qualcosa. La pratica è mantenere la consapevolezza delle nostre azioni e dei pensieri che ci dividono dalle nostre azioni. Piantando un chiodo o sedendo, semplicemente piantiamo un chiodo o sediamo. Poiché i nostri sensi sono aperti, allora percepiamo suoni, odori e così via. Quando sorge un pensiero, lo notiamo e torniamo all'esperienza diretta. Non c'è bisogno di sviluppare la consapevolezza, basta rendersi conto di come la blocchiamo, con pensieri, fantasie, opinioni e giudizi. O siamo nella consapevolezza, che è il nostro stato naturale, o stiamo facendo qualcos'altro. Il segno di una pratica matura è che per la maggior parte del tempo non stiamo facendo qualcos'altro. Siamo semplicemente qui. Viviamo la nostra vita. Niente di speciale. Diventando aperta consapevolezza, la percezione sensoriale si fa più limpida e più chiara, più brillante. I suoni sono più netti, c'è una maggiore ricchezza nella percezione sensoriale. Questa pratica non va limitata alla seduta, ma portata in ogni situazione. Se sto con le sensazioni e i pensieri, mi stabilisco nell'essere semplicemente qui, nell'essere semplicemente con le cose che vanno come vanno, nel fare semplicemente la cosa successiva. Più pratichiamo, più lo scorrere di un momento dopo l'altro prende il controllo, senza riguardo per le nostre simpatie o antipatie. Niente di speciale. Il flusso prende sempre più il controllo. La pratica non è nient'altro che questo atteggiamento curioso.
Che cosa sta accadendo in questo preciso momento? A cosa sto pensando? Che cosa sto provando? Che cosa mi sta offrendo la vita? Come lo userò? Praticare è indagare in questo modo. Più veniamo apatti con i pensieri e le reazioni, più riusciamo semplicemente a essere con qualunque cosa vada fatta. Essenzialmente, la pratica dello Zen è questo: funzionare di attimo in attimo.